La maestra vi ha già organizzati in gruppi? No. Facciamo adesso. Adesso? Facciamo adesso e ci saranno 5 gruppi, dopo vediamo ogni quanto tempo possiamo notare. In ogni stand lo riconoscete perché c'è un cartello, vi ricordate che abbiamo parlato dell'acqua e le cose? Questo è lo stand dell'acqua e le cose. I ragazzi che sono qui, che vi aspettano, hanno il cartellino azzurro come il colore dello stand, ok? E lì c'è il loro nome, così se dovete chiamarli potete chiamarli per nome, va bene? Questo è un altro stand e lì c'è il cartellino, l'acqua che sale e che scende. I ragazzi tutor di questo stand hanno il cartellino giallo. Poi ci sono altri tre, perché qui abbiamo visto quanti stand? Due. Due. Io ho detto che ce n'erano? Cinque. Quanti ne mancano? Tre. Facciamo anche matematica, bravissimi. Allora, gli altri tre stand sono nell'aula qui accanto, ma non possiamo passare attraverso il muro. Faremo il giro e i ragazzi vi aspetteranno di là, ok? Allora, nelle aule ci saranno sempre la vostra maestra, io, il vicepreside, il professor Tesolini e poi verrà anche un'altra professoressa la prossima ora, ok? La professoressa Franceschini Graziella, che qualcuno conosce. La che qualcuno conosce. Scusa. Voglio capire. Ecco, Adriano gli racconti la storia della patata. Adriano, mi racconti questa storia? Perché sarà il materiale per un esperimento. Ma bisogna... Vieni qui, Adriano. Dobbiamo pesare la patata e la dobbiamo mettere nell'acqua. Allora, in quale stand va, ragazzi, questa patata da pesare? L'acqua e le cose. Allora, Adriano, va bene, l'appoggiamo già qui. Sì, lui farà questo primo stand, perché poi c'è la sorpresa, che non la diciamo dopo, ma la svegliamo, la svegliamo dopo, vero, Adriano? Okay. Allora, di là ci sono gli altri tre stand. Allora, se i ragazzi, senza fare troppa confusione, vanno già predisposti negli stand, ok? E poi noi li accompagniamo. Dunque, ci sono sempre, avete sempre a disposizione 4 o 5 insegnanti. Del mondo. Dai. Questo è lo stand? L'acqua che tiene su. E l'acqua che scioglie non scioglie. E voi? Forme. Benissimo. In bocca al lupo, buon lavoro. Grazie. Abbiamo i materiali. Chi vuole leggere? Io! Vai, una testa. Chi vuole mescolare? Pepe. Vedi che lo zucchero si scioglie. Vuoi assaggiare per vedere se c'è ancora? Oggi l'obiettivo è di far vedere che l'acqua riesce a sciogliere un pochino i materiali. E c'è anche un obiettivo. L'obiettivo è di far vedere l'acqua zuccherata e che il pepe affonda. E va all'acqua uguale. Affonda o vai là. Adesso prendiamo la bacinella. Ci versiamo dell'acqua. Non si sente tanto? No. Ok, e andiamo avanti. Ora andiamo con il sole. No, e Massimo aspetta un attimo. Chi vuole mescolare? Il pepe galleggia. Adesso Massimo si mette una goccia di sapone nel dito e tocca l'acqua. Non funziona più. Qualcun altro vuole assaggiare? Sì, a pochi.
mi ero segnato un buco, lo rifate con poco pepe. Vado a prendere un bicchiere, è meglio quel bicchiere, tanto no, vado a prendere un altro bicchiere. Adesso lo sciacquate di lavare. Ora questo.